Ciao ragazzi e benvenuti qui nel paradiso delle mie vacanze. E oggi volevo farvi vedere una chitarra che forse avete già visto in precedenza nei miei video, ma non parlare della chitarra, ma in sé di come sono riuscito a settare a meraviglia questo pezzo di legno, perché si usi la leva praticamente come un Floyd Rose, una leva tipica Stratocaster, come il Floyd Rose, senza scordarla. Nella mia esperienza personale di chitarrista di alto livello, scherzo, ho scoperto che i fattori scordanti di una chitarra con ponte tipo Fender. Il primo, che forse secondo me è il più importante di tutti, è gli string retainers, che sono queste cose qua che tengono verso il basso le corde, generalmente le ultime due. Nel mio caso ne ho messe di più perché c'è un motivo, perché i miei string retainer sono dei roller string retainers, ovvero praticamente delle ruotine su cui appoggia su cui si infila a metà la corda e girano. Quindi io quando uso la leva, questi accompagnano la corda avanti e indietro. È ovvio che deve essere accompagnato da un buon nut, cioè un buon appunto capotasto, dove le corde siano spaziose, si inseriscano bene e non frenino appunto la corsa delle corde. La seconda cosa che è molto importante secondo me è avere delle locking tuners. Scusate la mosca, mi sta rompendo i coglioni in una maniera mostruosa. Qui delle locking tuner, io uso Vanson e vi consiglio veramente di prendere Vanson, perché costano una bazzecola, cioè costano circa tre volte meno delle Cluson, delle varie marche molto famose, ma fanno un lavoro veramente pazzesco, oltre a essere molto 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 belle da vedere e avere una vasta scelta, perché potete scegliere sia queste qua, io ho scelto le vintage, ma ci sono le modern, vintage, tipo Tulipan, tipo appunto delle Cluson per la Gibson. La terza cosa veramente importante per settare un ponte Fender è seguire i comandamenti di Leo Fender. Infatti Leo Fender non ha progettato questo ponte per essere attaccato al corpo, ma bensì aveva già intuito il potenziale del ponte flottante. Se voi vedete appunto i disegni di Leo Fender, lui lo tiene abbastanza alto praticamente il ponte, lo tiene in modo che si possa anche tirare indietro. E questa è veramente un trucco, perché quando voi lo mettete attaccato al corpo, quando lo usate in basso, lui non ha abbastanza lo spazio per ritornare indietro e rimantenere la cordatura. Quindi è importante tenerlo un po' flottante. Io forse l'ho fatto veramente tanto, perché ho seguito un metodo che si chiama Carl Vereiner, che è un grande chitarrista statunitense, che lui ha tutta una maniera sua di appunto settare i ponti. E adesso vi faccio vedere. Il metodo Carl Vereiner è praticamente di usare l'angled claw. Il claw sarebbe questa parte qua dove sono attaccate le molle. E come vedete io ce l'ho angolato con più tensione con i bassi e meno tensione invece rispetto agli altri. Quindi tutto viene bilanciato. È ovvio che va bilanciato in base alle corde. Quindi come dice lui ci metto una bella mezz'oretta a farlo. Però con una mezz'oretta poi veramente potete usare la chitarra. E non si scorda mai. Vi faccio sentire un paio di abusi e poi vi farò sentire che la chitarra è rimasta accordatissima. Come avete potuto sentire, ne ho veramente abusato della leva e vi ho fatto degli esempi, dopo aver abusato della leva,
degli accordi aperti, tipo il Sol, il Re, che sono accordi aperti, che diciamo, soprattutto il Sol, se avete una corda lievemente scordata sul Sol, minchia, lo beccate subito, subito. Ah, scordata. Il Sol è uno degli accordi più rilevatori, diciamo, della scordatura. E, perché molti che ho visto su internet fare le demo fanno appena il La in due corde, e grazie al cazzo, magari tutte le altre sono scordate, ma diciamo che così non si sente. Invece io ho cercato di fare appunto degli accordi aperti per far sentire di più la scordatura, quindi ipotetica scordatura. Quindi andiamo di nuovo a riassumere in tre punti, in quattro punti in realtà, come migliorare la propria Stratocaster e non farla scordare mai. Prima di tutto Roller String Retainers, che sono questi qua, questi qui, Roller String Retainers, Locking Tuners, possibilmente Vanson, credetemi, sono straordinari. Il ponte non attaccato al corpo, mi raccomando, ma semi flottante. E il dietro, l'Angle Claw. Se qualcuno in un forum dice l'Angle Claw non funziona, è una cagata, anche se lo metto dritto non si scorda, provate a fargli vedere questo video e vedrete che cambierà totalmente l'idea. Quindi vi lascio, probabilmente metterò un altro video con mia moglie, attenzione, mia moglie che ha accettato di fare un video con me e in cui mi farà le domande che voi mi avete fatto sotto la comment section. Quindi mi raccomando, se vi viene in mente qualche altra scabrosissima domanda che mi debba fare mia moglie, scrivetela sotto anche questo video. Ciao ragazzi.